La ricerca delle collezioni 2024 continua e sono adesso con Stefania. Buongiorno. Buongiorno. Atelier della sposa di Rubiera. Sì. Esatto. Esatto. Perché questo nome? Perché Rubiera è il paese che ci ospita, che ospita l'atelier della sposa in provincia di Reggio Emilia. Un atelier molto grande, sì, in cui avete tante ma tante collezioni, tra cui anche Morilì. Morilì, naturalmente. Ed è per questo che siamo qui oggi. Assolutamente sì, per scegliere le nuove collezioni. Salutiamo anche la collaboratrice che è Gloria. Buongiorno a tutti. Collaboratrice che è importante per l'atelier perché offre un grande contributo. Sì, io mi occupo di tutta la parte di Instagram e dei video, dei social, sì. Ecco qua. Però anche della vendita delle spose. Sì. Adesso ne parliamo e approfondiamo un po'. Stefania, parliamo un po' di quello che è la storia del tuo atelier, sì, di come è nato e di cosa offre oggi alle spose che vengono a scegliere l'abito perfetto per il giorno del loro matrimonio. Esatto. Allora, l'atelier della sposa è nato 27 anni fa a Castellarano, in provincia di Reggio Emilia, che è un altro paese vicino, da un'idea di mia e di Giuliana, forse più di Giuliana che mia. Ecco, hai tu un'altra socia, che sì, salutiamo, in questo momento sta scegliendo le collezioni ovviamente. Esattamente. Perché c'è tanto da fare qui a Roma. Assolutamente. È un'idea che è nata 27 anni fa, bensì 27 anni fa, trattiamo le firme più importanti del mondo sposa, Morilì naturalmente, che è una delle amate, e dopo tanti anni ci siamo trasferite a Rubiera, appunto, quindi in un atelier più grande dove trattiamo anche lo sposo e siamo visibili, visibilissime, comode, con un parcheggio comodo e insomma accettiamo le spose in modo da poterle seguire, aiutare nel loro percorso e soddisfare sicuramente assolutamente tutti i loro desideri. Morilì, parliamo delle nuove collezioni e delle nuove tendenze che ovviamente state visionando in questo momento. Cosa state notando di particolare rispetto agli anni precedenti? E quindi diamo l'anticipazione alle spose che in questo momento nella vostra pagina vi stanno appunto seguendo. Allora, le anticipazioni, care spose del 2024, oltre al classico e al pizzo e al romantico che per la sposa non deve mai mancare, ci sarà un ritorno al semplice anche, quindi alla duchesse, al raso, a linee sinuose, però semplici ed eleganti, raffinate, con dei tagli stilistici particolari, dei drappeggi, quindi aspettatevi, oltre alla semplicità, anche il volume da rouge, tulle rouge, drappi, pieghe. Ragazze, ci sono tantissime cose bellissime che dovete venire a vedere. Tessuti anche importanti. Quindi. Tessuti importanti, duchesse di raso, crepe di seta, satin, bellissimi. Ecco, e parlando delle vostre spose, parliamo con Gloria, perché lei poi che si occupa del contatto con le spose, giusto? In base a quello che state vedendo qui e a quello che state iniziando a scegliere, cos'è che le spose, che ovviamente verranno poi da voi, andranno a puntare l'occhio? Ma secondo me quest'anno sicuramente le cose semplici, minimal, perché Morilì ha avuto un'attenzione particolare sia al micado, come diceva Stefania, la georgette, il raso. E una cosa molto bella di Morilì, secondo me, è che è una ditta molto inclusiva, infatti veste tutte le taglie e c'è una bellissima proposta anche di taglie curvi, quindi dalla 48 in su, e noi ci teniamo tantissimo perché vogliamo realizzare il sogno di tutte le spose. Quindi complimenti, perché abbiamo trovato una collezione curvi veramente ricca, veramente tante proposte nuove, diverse, al pari di tutte le taglie, diciamo. Veramente tanta scelta, quindi noi ci concentreremo particolarmente su quella. Ecco qua, ecco, tu hai proprio un contatto diretto con la sposa, giusto? Quindi sei anche quella che forse la coccola un po' di più. Come aiuti a fare questa scelta la sposa? Ma diciamo che io tratto tutte le spose che entrano come se fossero delle mie amiche. Mi trovo molto bene infatti con tutte le clienti che sono mie coetanee, però in realtà anche con gli sposi o comunque con le altre ragazze, sicuramente la prima cosa è mettere la sposa a proprio agio e secondo me fare proprio un'analisi insieme, perché comunque la ricerca dell'abito secondo me è proprio un'analisi dalla fisicità alla scelta estetica, ci sono tutti degli step da fare e insieme
si riesce a fare un'analisi fino ad arrivare all'abito giusto, perché non è sempre semplice, però collaborando sia con la sposa che con la nostra esperienza, soprattutto la Stefania e la Giuliana che ha 27 anni che comunque vestono delle spose, riusciamo a trovare l'abito insieme. Poi è sempre un'emozione, tante volte ci commuoviamo anche noi quando trovano l'abito, sì, è un lavoro molto bello. L'abito perfetto, quando è il momento in cui la sposa trova quell'abito? È il momento quando è l'abito che trova la sposa, il momento è quello, il momento è quello. Avviene una magia. Avviene una magia che si legge negli occhi della sposa, si legge nel sorriso, vedi proprio un amore, noi lo chiamiamo amore, come amore per il marito, che è il futuro marito, amore anche per l'abito, avviene questa magia e la sposa lo capisce lei e lo capiamo noi dai suoi occhi. Lo capiscono tutti quelli che gli stanno intorno, perché penso che ci saranno poi delle lacrime che scendono. Assolutamente, l'abito, non finire. Assolutamente l'abito giusto, guarda, mette d'accordo tutti. Assolutamente. E Morilì, per voi, sì, abbiamo detto che è un'azienda molto importante, sì, sono tante le spose che fanno questa scelta? Assolutamente sì, è amata da tantissime spose, sono tanti anni che trattiamo questo brand importante che usa pizzi di qualità, ha un taglio stilistico ben ricercato, una vestibilità ottima come diceva Gloria, e quindi è un'azienda veramente con la maiuscola, diciamo così. Oltre 300 abiti, sì, l'esposizione che vediamo, sì, in questo salone è veramente immenso. Enorme. Qualcosa in particolare che ha colpito la tua attenzione? Beh, ecco, cioè la scelta tra tutti questi abiti, io mi confondo, voi, sì, com'è che andate a fare la ricerca esatta dell'abito perfetto per le vostre spose di cui conoscete poi i loro gusti, insomma? Certo, beh, lì guardiamo naturalmente la vestibilità, oltre alla qualità e la ricercatezza del ricamo, del tessuto, della qualità del ricamo e del tessuto, la vestibilità è fondamentale. Fondamentale per riuscire a fare in modo che le nostre spose risultino perfette, perfette assolutamente. È un abito in particolare che adesso ti ha colpito? Beh, come dicevo prima, torno a quello che dicevo prima, il taglio stilistico ricercato e semplice, quindi okay, tessuto di qualità con questi tagli che ricordano adesso... Io torno indietro di qualche anno perché è un po' più giovane, non se li ricorda, io me li ricordo, quindi si va un po' sull'haute couture, questi fiocchi, queste rouge, questi drappi intagliati, queste particolarità, insomma il tessuto lavorato come si deve. Cosa consigliate alle vostre spose? Beh, alle nostre spose, visto che ogni sposa è diversa l'una dall'altra, consigliamo di scegliere col cuore e di venire accompagnate con persone che veramente... Questa è una cosa molto importante. Importantissima. Diciamolo. Che... Sì, ecco, sì, le vostre, sì, spose che vi stanno seguendo in questo momento, è importante, sì, essere accompagnati dalla persona dalle giusta. Persone giuste, dalle persone che giuste. Che vi potranno consigliare nel migliore dei modi. Benissimo, perfetto. È vero, è vero. È stato così anche per me, quando scelsi il mio abito io avevo quelle persone giuste e se dovessi tornare indietro continuerei a fare la stessa scelta. Assolutamente. È importante poi seguire tanto anche il consiglio ovviamente dei professionisti, sì, che si trovano nell'atelier. Sì, sì, noi cerchiamo di aiutare la sposa nel percorso giusto, anzi aiutiamo la sposa ad arrivare alla meta, diciamo così. La meta finale è quella di essere una sposa bellissima, perfetta, perfetta proprio. La sposa perfetta, la, sì, sposa Morilì perfetta come deve essere invece? Ma sicuramente è una sposa che è molto attenta ai dettagli e alla ricercatezza, perché Morilì ha un occhio particolare a tutti i dettagli, anche i pizzi, tutte cose molto ricercate e è sicuramente romantica, perché secondo me quello che hanno tutti gli abiti di Morilì sono molto romantici, la cosa che li accomuna. Quindi semplici, come diceva Stefania, sì, ricercati, ma romantici. Romanticismo, sì, sì, secondo me sì. Io vi ringrazio. Grazie a te. Vi auguro una buona scelta. Grazie. Ci vedremo stasera, perché la collezione ovviamente continua, sì, con il grande
evento moda dedicato alle collezioni. Questa sera, tra l'altro, è anche, ci sarà un party, sì, un party molto speciale. Ecco, un'anticipazione di quello che vedremo stasera sui vostri abiti, invece, che cosa indosserete questa sera? Ah, questo non si spoiler. Lo vedrete stasera. Il colore, neanche il colore? È nero, total black. È il colore più elegante, poi, eh? Beh. E allora io vi lascio al vostro lavoro. Grazie. Alla scelta di questi abiti. Ne avete ancora tanto da fare? Assolutamente sì, il lavoro è ben impegnativo. Quando ripartite? Domani sera. E allora vi lasciamo con queste bellissime immagini e ci vediamo presto. Grazie. Grazie, grazie.